a tutti e benvenuti in questo nuovo video di automobile.it. Io sono Fiona e oggi vi parlo di nuovo di incentivi statali, ma stavolta anche per benzina e diesel. Prima però, sigla! Prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Oggi sono talmente magnanima che la punizione ve la lascio decidere a voi se non vi iscrivete. Vi abbiamo già parlato altre volte di incentivi statali e di come funziona il nuovo ecobonus e vi abbiamo anche consigliato quale auto acquistare con le agevolazioni statali. Due importanti novità hanno però fatto capolino nel decreto legge rilancio. Aumentano gli ecobonus per ibride ed elettriche e finalmente arrivano gli incentivi anche per i cari e vecchi motori tradizionali. Sì, avete sentito bene, anche benzina, diesel, GPL e metano possono godere di questi incentivi. Ma andiamo con ordine. All'interno del decreto legge rilancio, le auto eleggibili a ricevere questo nuovo incentivo vengono divise in tre categorie. Le auto con emissioni comprese tra 0 e 20 grammi di CO2 al chilometro, ovvero le auto elettriche, possono godere di un bonus che può raggiungere i 10.000 euro. Per le auto con emissioni comprese tra 21 e 60 grammi di CO2, tendenzialmente le ibride plug-in, l'incentivo può arrivare fino a 6.500 euro. Infine, le auto con emissioni comprese tra i 61 e i 110 grammi godono di 3.500 euro di sconto. In questa fascia sono comprese diverse auto a benzina, diesel e ibride omologate Euro 6D, fino ad oggi escluse dal bonus. Attenzione però, questo bonus è accessibile con queste cifre solo a fronte di una rottamazione di un mezzo con più di 10 anni. Senza rottamazione si ha comunque diritto ad uno sconto, che sarà più basso, rispettivamente 6.000, 3.500 e 1.750 euro per le tre categorie di emissioni. Un altro aspetto da tener conto è il prezzo di listino. Per le auto di prima e seconda fascia, infatti, questo non può superare i 50.000 euro IVA esclusa, ovvero 61.000 euro con IVA, mentre per le termiche il tetto scende a 40.000 senza IVA, ovvero 48.800 euro. Mi sono già confusa da sola. Vi ricordo infine che questi sono sconti statali che possono essere uniti a quelli locali. Se abitate a Milano, per esempio, lo sconto massimo ottenibile è di circa 20.000 euro per un'auto elettrica. Questo vi permette quindi di portarvi a casa, per esempio, una Volkswagen e-Up con soli 3.000 euro. Incredibile! Abbiamo già fatto diversi video sui migliori modelli ibridi, elettrici e anche diesel sul mercato, a cui naturalmente vi rimandiamo. Oggi però vi voglio proporre tre modelli molto diversi tra loro, che riescono ad accedere allo sconto per la terza fascia, ovvero le auto termiche, benzina o diesel, omologate Euro 6D. Partiamo da un SUV, ebbene sì, anche i gettonatissimi SUV godono dell'incentivo statale. Sono diversi modelli che rientrano nel limite dei 110 grammi al chilometro di CO2 e oggi vi parlo di Fiat 500X. Il SUV compatto italiano scende sotto la soglia di emissioni solo con l'immortale 1.3 multijet da 95 cavalli, che segna solamente 106 grammi di CO2 al chilometro. Può sembrare sottodimensionato, sì, ma il piccolo turbo diesel di casa Fiat spinge bene la massa di 500X, che anche con 95 cavalli si rivela scattante, agile e molto parca nei consumi. Per il resto rimane la 500X di sempre, comoda, spaziosa, bella da vedere e anche da guidare. Il prezzo per una versione urban già piuttosto accessoriata parte da un listino di 22.300 euro, che con gli incentivi scende sotto ai 19.000 euro. Se non siete invece tipi da SUV e preferite una tradizionale compatta, c'è sempre la scelta che fa per voi. Tra le tante compatte incluse negli incentivi figura ad esempio la hatchback per eccellenza. Sto parlando di Volkswagen Golf, appena rinnovata per l'ottava generazione. È possibile optare per un classico benzina, magari il 1000 TSI da 110 cavalli, per l'ottimo 2000 TDI da 115 cavalli, oppure per la moderna 1500 TSI dotata di un motore benzina mild hybrid da 150 cavalli. In ogni caso, tutti questi motori godono dei 3.500 euro di sconto e sono accomunati dalle caratteristiche che rendono Golf celebre: comodità, praticità, facilità di guida e la qualità che ritroviamo in tutte le versioni. Il prezzo di Golf parte da 26.100 euro per la 1000 in versione Life, che scendono a 22.600 con gli ecoincentivi. Non pensate che questi incentivi siano diretti solamente ad auto mediamente piccole. La nostra ultima scelta infatti vi stupirà. Gode infatti degli incentivi anche una berlina sportiva spaziosa ed elegante. Sto parlando di Peugeot 508. La splendida francese, disponibile sia come berlina che come station wagon, è infatti molto efficiente grazie a dei diesel davvero parchi e rispettosi dell'ambiente, e è un'aerodinamica particolarmente curata.
durata. Potrete sfruttare gli incentivi con 508 scegliendo due turbo diesel, il 1500 da 130 cavalli o il 2000 da 160 o ben 177 cavalli. Già con il motore più piccolo, la 508 riesce a regalare una guida coinvolgente ma sempre comoda e raffinata, sia che la scegliate con il cambio manuale a 6 marce che con l'automatico a 8 rapporti. Il prezzo per una 1500 Allure già ben accessoriata scende da un listino di poco più di 35.000 euro ad un prezzo incentivato di poco meno di 32.000 euro, con la versione Station Wagon che costa 1.000 euro in più. Dopo questo dietro front nei confronti dei motori termici, tornerete ad acquistare un'auto diesel oppure benzina? O rimarrete fermi sulle vostre mobilità ibride ed elettriche? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video, ovviamente sempre qui su automobile.it. Ciao!